E ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Moratti, tanti auguri a te. Allora, oggi è il compleanno del nostro ex presidente Massimo Moratti, sono 72 candeline per quest'anno per lui. Facciamo, oltre all'augurio, spendiamo due parole per il presidente. Allora, 72 anni, 19 anni di presenze da presidente all'Inter, 16 trofei vinti, quindi la media è stata quella di uno all'anno circa. Anche se poi tutti sappiamo che alla fine dal 2006 al 2011 sono stati gli anni in cui abbiamo vinto di più, col triplete e tutto quello che sappiamo già. Moratti che è stato più un padre che un presidente, Moratti che è tuttora un padre per quello che è l'Inter, il simbolo dell'Inter. Forse è stato troppo padre per chi lo critica, l'ho criticato anch'io, ma di certo non si può che dirgli grazie da tifosi interista, per quanto possa aver sbagliato nel dopo triplete, fino al giorno del triplete, fino a quella finale di Madrid. È stato lui il padre che ha portato una generazione intera a crescere e sognare in quel sogno, che si è realizzato. Saremo sempre grati a te, presidente, per quello che ci hai fatto vivere, per quello che ci farai ricordare per sempre, perché alla fine è un qualcosa che non potremo dimenticare né la storia né te come presidente. Certo, va anche detto che, a parte che speriamo di rifarlo prima, devo ringraziarti anche principalmente, soprattutto perché vabbè, sono riuscito a viverlo questo momento, me lo ricordo benissimo, forse fin troppo, e sono contento della persona che tu sei, anche se non guarderai mai sto video, ma fa niente. E non, cioè, possiamo veramente forse darti addosso su alcune tue scelte, alcune tue situazioni, scelte di allenatori sbagliate, scelte di non vendere dei giocatori perché te li sentivi troppo legati e tante altre motivazioni che potremmo stare qui ad elencarli, ma sono cose che, errori che hai sempre fatto, ai quali hai cercato di rimediare magari facendo altri errori, finché non sei riuscito a trovare la linea precisa che ci ha portato al successo. Quindi ragazzi, un pollicione in su per il compleanno di Massimo Moratti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un commento d'augurio qua sotto. Che ne so, magari mandateglielo su qualche social, magari lo vedrà. Nella gioia del dolore, all'Inter ho giurato amore. Amala!